Cari amici, ben ritrovati in un nuovo appuntamento con Football Mystery, la webserie che racconta storie curiose, singolari, a volte incredibili del mondo del calcio. Stavolta vi raccontiamo una storia particolare, quella di Ferruccio Mazzola, nato e vissuto all'ombra del padre Valentino e del fratello Sandro, campioni inarrivabili ma anche simboli di quel calcio in cui Ferruccio non ha mai saputo ritrovarsi al 100%, colpa di un carattere ribelle ma anche della voglia di non girare la testa dall'altra parte rispetto a pratiche oscure raccontate nel suo libro biografico. Ferruccio Mazzola, il terzo incomodo. Come si può stabilire se esiste una correlazione tra il doping e le molte, troppe morti non chiare degli ex calciatori? Questa è solo una delle angoscianti domande che emergono dalle pagine dell'autobiografia di Ferruccio Mazzola, torinese doc classe 1945. Egli è il figlio dell'indimenticato capitano del Torino, Valentino, e il meno noto fratello dell'icona interista Sandro. Questa autobiografia richiama alla mente il memorabile libro di Carlo Petrini, Nel fango del dio pallone, e dovrebbe far riflettere chi desidera che il calcio ritorni ai suoi giorni d'oro, che forse non erano propriamente tali. La vita di Ferruccio non è mai stata facile. Fin dall'infanzia ha dovuto affrontare una grave malattia polmonare, la tubercolosi, e ha dovuto fare i conti con un cognome pesante e le vicende giuridiche della sua famiglia. La sua infanzia ha dovuto infatti affrontare concetti complessi per un bambino. Dopo la tragedia di Superga, avvenuta quando lui aveva solamente 4 anni, la famiglia è stata coinvolta in dispute legali per l'eredità del suo defunto padre Valentino e per l'affidamento dei due fratelli. La vita di Ferruccio ha dovuto affrontare molte sfide nonostante il suo talento nel calcio. Ha indossato molte maglie, ma la sua carriera è stata spesso segnata da ingiustizie e ostacoli da superare. La sua autobiografia rivela molte delle corruzioni, degli intrighi e meschinerie presenti nel mondo del calcio. Nonostante il talento, Ferruccio ha ottenuto meno di quanto meritasse sul campo, proprio a causa del suo carattere e della sua tendenza a ribellarsi alle ingiustizie. La sua carriera non è stata una passeggiata e la sua esperienza nel calcio l'ha portato a vedere il lato oscuro di questo mondo. Ha vestito le maglie di Inter, Marzotto, Venezia, Lecco, Lazio, Fiorentina, Sant'Angelo, Lodigiano, fino all'ultima esperienza all'estero, all'Hartford. Particolarmente significativa l'esperienza nella capitale, 5 stagioni e tanti contrasti per il suo ruolo da sindacalista all'interno di una squadra particolarmente anarchica. Formalmente fa parte della rosa dello scudetto del 1974, pur giocando solo in Coppa Italia e neanche un minuto in campionato. Chiusa la carriera da calciatore, Ferruccio Mazzola è rimasto nel calcio senza aver avuto però mai paura di affrontare argomenti tabù, come il doping di cui parlò in un'intervista dopo l'uscita del suo libro Il terzo incomodo, le pesanti verità di Ferruccio Mazzola. Raccontò della grande Inter degli anni 60. Sono stato in quell'Inter anch'io, anche se ho giocato poco come titolare. Ho vissuto in prima persona le pratiche a cui erano sottoposti i calciatori. Ho visto l'allenatore Elenio Herrera, che dava le pasticche da mettere sotto la lingua, le sperimentava sulle riserve e io spesso ero tra quelle, e poi le dava anche ai titolari. Qualcuno le prendeva, qualcuno le sputava di nascosto. Fu mio fratello Sandro a dirmi: se non vuoi mandarla giù, vai in bagno e buttala via. Così facevano in molti. Poi però un giorno Herrera si accorse che le sputavamo, allora si mise a scioglierle nel caffè. Da quel giorno il caffè di Herrera divenne una prassi all'Inter. Con certezza non lo so, ma credo che fossero anfetamine. Una volta dopo quel caffè, era un Como Inter del 1967, sono stato 3 giorni e 3 notti in uno stato di allucinazione totale, come un epilettico. Oggi tutti negano incredibilmente, perfino Sandro. Sì, Sandro e io, da quando ho deciso di tirare fuori questa storia, non ci parliamo più. Lui dice che i panni sporchi si lavano in famiglia, io invece credo che sia giusto dirle queste cose, anche per i miei compagni di allora che si sono ammalati e magari ci hanno lasciato la pelle. Tanti, troppi. Una lista che fa paura ancora oggi: Carlo Tagnin, portato via da un tumore alle ossa; Armando Picchi, tumore alla colonna vertebrale; Mauro Bicicli e Fernando Minussi, rispettivamente uccisi da un tumore al fegato e cirrosi epatica, entrambi evoluti da epatite C. Si peggiora ancora considerando le giovanili, ricordando Marcello Giusti, tumore al cervello; e va aggiunto Giuseppe Longoni, colpito da vasculopatia seguita da ictus ischemico.
Senza dimenticare la morte prematura di Beatrice, Ferrante, Saltutti, giocatori di quella Fiorentina, in cui anche Ferruccio aveva giocato. Parole che fecero rumore, quelle di Ferruccio, e che, come da lui sottolineato, incrinarono il rapporto col grande Sandro, stella della nazionale oltre che di quell'Inter, campione d'Europa nel 1968 e vicecampione del mondo nel 1970. Accuse rispedite al mittente da Luna Herrera, figlia del mago, che raccontò: papà credeva solo nel doping psicologico, era assolutamente contrario a tutte le droghe. Aveva però un'assoluta fiducia nei poteri dell'acido acetilsalicilico associato alla caffeina, perché lui diceva: non fa troppo male, toglie tutti i piccoli dolori ed è uno stimolante cerebrale. Anche Ferruccio Mazzola se n'è andato il 7 maggio 2013, nonostante l'ostracismo del mondo del calcio, ha continuato a condividere la sua passione per il gioco allenando i ragazzi del suo quartiere, la squadra della Borghesiana Roma, dove ha trascorso gran parte della sua vita. A partire dal 2005 ha assunto la carica di presidente dell'associazione Future Sport International, un'organizzazione dedicata al recupero di adolescenti che si trovano in situazioni di disagio sociale. Inoltre ha lavorato attivamente all'interno dell'associazione Vittime del Doping fondata dai familiari di Bruno Beatrice. Mazzola è stato sempre un combattente, in eterna opposizione, potrebbe aver commesso alcuni errori, ma ha sempre affrontato le conseguenze personalmente. La vita di Ferruccio è stata un'esplorazione di un mondo oscuro che ha bisogno di risposte. Il vantaggio poteva essere il primo impatto, chiamiamola così, fra virgolette, la raccomandazione, o il nome, la targa, e poi dovevi farti da solo, perché cioè, le raccomandazioni possono valere nella vita in tante cose. Il campo non lascia scampo, o ci sei o non ci sei, insomma. Hai qualche rimpianto come calciatore? Ma sì, nessuno non ha rimpianti, però insomma non si può tornare indietro. Certamente farei meno errori di quelli che ho fatto. Il carattere un po', come dicevo prima, particolare, non accettare certe regole, fra virgolette, sempre. Chiamiamole regole, ma insomma, non voglio di compromessi, ma comunque sia delle situazioni alle quali io reagivo in una certa maniera, mentre invece la vita ti insegna che a volte devi chinare la testa e far finta di niente. Se il video ti è piaciuto, non dimenticare di lasciare un like e soprattutto di iscriverti al canale per essere sempre aggiornato sui prossimi appuntamenti di Football Mystery. Alla prossima! We'll be right back.